Siamo qui con Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, siamo qui ad Ecoforum. In questo momento l'economia circolare del nostro paese è un bivio, ci sono delle criticità, perché? Sì, noi dobbiamo fare in modo che il paese imbocchi la strada giusta, perché tutto quello che è stato costruito negli ultimi 20 anni con i flussi di rifiuti urbani e speciali che sono finiti nelle filiere del riciclo, con l'impiantistica innovativa che è stata realizzata e con tutte le innovazioni tecnologiche che l'Italia è stata in grado di esprimere anche in questo settore, non solo in altri settori della manifattura del nostro paese, dobbiamo fare in modo che tutto questo mondo faccia uno scatto in avanti, ma per fare questo serve sbloccare la burocrazia che ostacola il riciclo. E su questo è fondamentale che si approvino tanti decreti end of waste in un anno, non un decreto end of waste ogni 4 anni come è successo per i prodotti assorbenti. Dall'altra parte è fondamentale costruire il mercato dei prodotti riciclati, perché purtroppo nel nostro paese, nonostante una legge dello Stato, ancora la gran parte delle stazioni appaltanti pubbliche non rispettano l'obbligatorietà dei criteri ambientali minimi nelle gare d'appalto e quindi i prodotti che derivano dal riciclo non hanno quella giusta corsia preferenziale negli acquisti rispetto ai prodotti realizzati con materie prime vergini. Se non si risolvono questi due problemi, l'economia circolare italiana rischia di bloccarsi definitivamente.